Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Allora, io in questo momento mi trovo a fare una passeggiata vicino casa, come consuetudine, in un parco davvero molto 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 bello e grande. Infatti voglio anche farvelo vedere, anche se devo dire che credo non renda molto dalla telecamera. Sembra che non ci sia nessuno per quanto sia grande, ma in realtà, in fondo c'è un bellissimo parco giochi, campi da tennis gratuiti, campi da calcio gratuiti e tutti davvero ben mantenuti. Ora non volevo parlarvi di questo oggi pomeriggio, visto che sono qui a fare una passeggiata, ma volevo parlare con voi per quanto riguarda un po' la diretta che c'è stata l'altro giorno sul gruppo Facebook. Mi sono reso conto che successivamente a questa diretta, purtroppo, la tecnologia non mi ha assistito e quindi devo dire che purtroppo non si vedeva niente in pratica. Dopo quasi tre quarti d'ora, 50 minuti di diretta, ricca davvero di contenuti molto interessanti, trattando due argomenti molto interessanti, però anche l'audio ovviamente associato con quello che era poi il video, che è tutto quello che vi volevo mostrare, non era collegato tra di loro, quindi alla fine purtroppo molto probabilmente non si è capito nulla, purtroppo. Però sono gli inconvenienti è il bello di quello che poi alla fine tu fai con passione e comunque ci devi provare, no? Con le nuove tecnologie. Chi non ci prova ne resta fuori. Questo è un po' anche il discorso con il raggiungimento di determinati obiettivi. Cioè, se tu non ci provi, difficilmente potrai capire dove sono gli errori e sicuramente di sbagliare sbaglierai, perché tutti prima o poi sbagliano, non esiste la perfezione, e il vantaggio è che se tu sbagli, sai dove aggiustare, e se riesci ad aggiustare, riesci a mantenere nonostante tutto la rotta e migliori ciò che stai facendo, i risultati arrivano. Ora, detto questo, io vi riprendo un attimo il discorso che ho fatto per quanto riguarda il servizio che c'è stato a Striscia la Notizia all'incirca una settimana fa, riguardo purtroppo quei cavalli che sono stati sequestrati al proprio padrone, in sostanza, che aveva che ha una fattoria, e almeno se non erro anche altri animali, da quello che so. Però è tutta una questione da vedere questa, perché stanno indagando. Comunque, ci sono state all'incirca 100 cavalli sequestrati dall'autorità giudiziaria, perché malnutriti, perché non c'erano le condizioni igienico-sanitarie necessarie per portare avanti la vita di questi cavalli. Che veramente è un bellissimo servizio che ha fatto Edoardo Stoppa e vi consiglio di andarlo a vedere. Basta che cliccate cavalli malnutriti, Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa, e vi uscirà il servizio. E in questo modo avrete un attimo un'idea generale di quello che vi sto dicendo, anzi potrete capire ancora meglio quello che vi sto dicendo. Perché vi dico questo? Perché ci sono tre tipologie di persone. E su questo vi farò un video separatamente nei prossimi giorni, se vi farà piacere. Ci sono tre tipologie di persone che si avvicinano al mondo delle aste, che sono coloro che vogliono investire o acquistare, i liberi professionisti che vogliono aumentare il proprio patrimonio grazie alle aste, poi ci sono quelle persone che vogliono imparare per crearsi un reddito aggiuntivo, una professione. Però ci sono anche le persone che vogliono saperne di più, vogliono imparare proprio per aiutare gli altri. E in questo momento, avendo passato, devo dire, tutte queste fasi personalmente con l'esperienza di questi anni, posso dire che in questo momento, non è la prima volta però aiutare terzi, questa è la prima volta,
in assoluto, voglio mettere a disposizione le mie competenze e quello che so fare nel mondo delle aste. E grazie ai risultati che fino ad oggi ho raggiunto personalmente e ho fatto raggiungere agli altri, voglio aiutare un'associazione che ha preso a cuore, poi si occupa di cavalli questa associazione in sostanza, in provincia di Roma, che ha seguito con Edoardo Stoppa questa vicenda, che ha bisogno di una mano. Io voglio dargli una mano a titolo gratuito, questo lo chiarisco subito perché voglio semplicemente aggiungere valore a quello che è la mia persona e aggiungere valore e aiutare soprattutto questi animali indifesi che si sono purtroppo ritrovati con un padrone che non merita di averli. A me piacciono gli animali, tra di voi se c'è qualcuno a cui piacciono gli animali e vuole aiutarmi e aiutarci nel portare avanti questa causa tra virgolette, perché è semplicemente un impegno morale, ma un impegno soprattutto non a parole, che rimanga solo a parole, ma con i fatti. Cioè, anche se voi non avete esperienza con le aste, però vi mettete a disposizione per svolgere determinati compiti che possono essere, ora non vi so dire quali, però fino a quelle che sono poi le vostre capacità, le vostre soprattutto potenzialità e disponibilità, la vostra disponibilità che potete mettere a disposizione, beh, fatecelo sapere, fatemelo sapere attraverso la nostra casella di posta che è astegiudiziariestrategi@gmail.com, scrivendoci voglio aiutarvi e voglio partecipare con voi a questa causa, insomma, quella dei cavalli. Perché questo? Cioè, cosa vi permetterà di avere questo? Innanzitutto vi può permettere, vi permetterà di aiutare qualcuno, in questo caso degli animali, ma vi aiuterà soprattutto a sentirvi orgogliosi di voi, orgogliosi di aver dato una mano alla società, di essere riusciti, se ci riusciamo, a dare un contributo a qualcuno, e questo ci permetterà di unire le nostre esperienze, le nostre forze, la nostra volontà di poter fare qualcosa per qualcuno, perché ci permetterà di essere una comunità e un gruppo di persone che insieme può fare la differenza. Insieme può raggiungere un obiettivo davvero molto importante sotto l'aspetto umano. Questa è la ricompensa che potrete avere e possiamo avere tutti insieme per tutti coloro che vorranno unirsi e collaborare con noi nel dare un proprio supporto a questa causa, per quanto ci riguarda, molto importante. Ce ne sono altre di situazioni che prenderemo in considerazione e devo dire che in Italia in questo momento siamo i primi, sono il primo a voler fare una cosa del genere, perché nelle aste giudiziarie generalmente, come ben sapete, si partecipa semplicemente generalmente per fare profitto, per guadagnarci sulla propria professione o sui propri investimenti, ma difficilmente e raramente direi si fanno situazioni, si prendono in mano situazioni e cause di questo tipo. Quindi ragazzi, questo era quello che poi di cui abbiamo parlato anche durante la diretta nella seconda fase, che però purtroppo non la tecnologia, ripeto, ci ha abbandonato. Adesso, se siete interessati e volete darci un vostro supporto morale, un supporto anche logistico, se siete dalla provincia di Roma, ben venga, ma anche se siete dalle altre parti d'Italia e volete mettervi a disposizione per fare delle chiamate, delle ricerche, vi saranno dati sicuramente dei compiti, che poi sono dei compiti simbolici, perché sono piccoli compiti da svolgere, poi il grosso lo faremo sicuramente sul campo direttamente io e il mio team, però a questo voglio anche coinvolgervi proprio per farvi vedere poi anche le aste giudiziarie, appunto, come funzionano
sarà anche un modo per poter imparare, per poter guardare dal vivo e sicuramente per poterci conoscere e poi alla fine che vada bene o vada male, sicuramente potremo organizzare un qualcosa insieme, un pranzo, una cena, un aperitivo dove tutti insieme del gruppo e tutti insieme coloro che avranno partecipato potremo, spero, brindare, festeggiare al successo di questa causa. Va bene? Quindi ragazzi, io con questo vi saluto e vi auguro buona giornata. Ciao!